Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata del nostro Mind Combat. Allora, come vedete sto scavando qui e devo essere sincero, mi sono fatto un po' bustare. Nel senso che qualcuno mi ha donato un paio di cosette. In realtà sono solo tre persone, tipo Boom, Krent e Lelo LC, tipo, credo sì, sia così. In realtà tipo i nomi mi sono salvati, però ora non ci voglio riguardarli. Quindi se mi ricordo bene dovrebbero essere questi tre. E come vedete ho un piccone carino, con fortuna 3. Infatti mi sono fatto givare un piccone con fortuna 3. Givare, cioè nel senso che me l'ha regalato e sono felice. Però oltre a questo, Krent è stato così gentile da dirmi: ehi Ulisse, ma tu vuoi incantare? Sì, voglio incantare. Infatti come vedete ho soltanto 20 livelli. Perché? Perché magicamente, ragazzi miei, se andiamo nella mia home, qui ho lasciato degli oggetti interessanti, ovvero picconi con tantissima di quella roba. Infatti c'ho un piccone con sick touch, picconi con fortuna, che ho incantato perché ho quello. Me l'hanno regalato in sostanza, tipo ho regalato le librerie e le enchanting table. Quindi ho parato a incantare tranquillamente. Infatti mi sono fatto i picconi con fortuna 3. Ed è wow ragazzi, efficienza qua 5, fortuna 3 e unbreaking 3 è perfetto. Direi che wow, una mano dal cielo. Infatti sto facendo il mio meglio per poter, insomma, iniziare qui a rovistare un po' nelle varie miniere e recuperare oggetti. Ovviamente ci metterò un po' di più perché dovrei fare ancora 350.000. Infatti faccio slash balance, forse ho già fatto Z balance, ok, Z balance. Ho solo 157.000, me ne servono 500 per poter salire al prossimo upgrade. E quindi dovrò farmi un sacco di cosette. Però se non tempo lo faremo nel prossimo futuro, non preoccupatevi. Per il momento stavo pensando che, avendo più con fortuna che ha il suo effetto sulla glowstone, vorrei riempirmi l'inventario di glowstone e fare tipo roba infinita, perché davvero la glowstone vale un casino, non vi immaginate. E tipo col piccone con fortuna è ancora più facile recuperarla. Quindi credo effettivamente che sia una buona cosa andare a fare le chest complete di glowstone, perché si fa facilmente ed è molto buona. Quindi vado a velocemente a minare e ci vediamo appena ho fatto tutto quanto. In ogni caso, se volete che give un paio di questi picconi che ho qui, beh, lasciate 1000 like, mi raccomando, ci conto. E poi lascerò tutte queste cose molto carine, molto belle, proprio così alla merce di tutto. Quindi potete comprarli, potete recuperarli tranquillamente quando faccio i vari give, che faccio in realtà abbastanza spesso nel tier 1, mi raccomando. Rieccoci. Allora, ho recuperato giusto un po' di roba, tipo ho preso un po' di glowstone e un po' di gold. Però attualmente sono ancora messo male perché mi serve davvero molta di più di roba, quindi dovrò farci un po' l'abitudine. Ho fatto un balance, tipo ho 230.000, mi servono ancora più o meno la metà sostanzialmente. Cioè sono la metà tipo, più o meno, quindi va bene. Questa roba mi piace un sacco perché è infinitamente grande e costosa, la glowstone. E qui ho la bellezza di altri 20.000, quindi dovrei essere più o meno, facendo un attimo il conto, 300k, vero? Sì, 300k, va bene. Altri 200k e ho finito. Credo di farli probabilmente oggi, sicuramente. Cioè, devo farli per forza oggi. E qui ho un sacco di rock, però non posso vendere. Infatti c'ho blocchi di gold, c'ho un sacco di lapislazzoli che mi hanno donato, però non riesco a vendere tutto il necessario. Uno sbattimento. Comunque qui recuperiamoci un po' di risorse, visto che ci siamo, perché tanto infine ci servono. Ah, posso finalmente spostare le strutture. GG, mi piace. Allora, è arrivata la giornata finalmente per poter dare il kit. Anche perché in realtà potrei fare il kit stregone, forse. Vediamo un po'. E no, devo ancora aspettare un'ora per il kit stregone. Però in realtà ho già un kit, quindi devo tanto givare adesso. Faccio give tier 1. Ok, quindi giverò un po' di roba al tier 1. E devo fare quindi slash home, recuperare un po' di picconi. In realtà tutta la roba che ho messo, cioè questa qua. Ottimo. E dovrei avere anche tipo questa roba, che questa qui devo givare. Tutta questa roba, questo e questo. Questi invece sono i miei picconi che lascerò perché mi servono. Poi mi servono delle chest, quindi facciamo giusto una chest per il momento. E andiamo a givare nel tier 1. Quindi give tier 1. Diciamo di nuovo, perché in realtà poi dico: Ulisse, ma non lo sapevo io. Eccoci qua. Allora, oh mio Dio, c'è un po' troppa gente effettivamente. Un po' troppa. Forse se riesco a fare così, ok, piazzata la cosa, buttiamo tutto il necessario. Quindi questo, ok. Perfetto, direi che sono a posto ragazzi. Qualche altro bellissimo soldo. Tipo, guardate qua, ho un sacco di blocchi. In realtà devo un attimo togliermi questa roba perché è tanto figa. Mi hanno regalato un farmland, non so a che serve, però è figo, ci sta. Quindi va bene, abbiamo anche 3 stack e qualcosa di altri blocchi di oro. Quindi direi proviamo a vendere anche questi, ovviamente. Quindi dovremmo farci un bel po' di soldi ancora. Ancora, vai. Soldi, 34.000, va bene. 1, 2 e 3 ancora. E con questo siamo. Ah, devo fare, giustamente devo trasportarli per forza, che palle. Ogni volta dove fare questi blocchi a posto di, cioè, dove fare questi ingotti invece dei blocchi, è un po' una palla. Ok, fatto. Balance, vediamo un po' come siamo. Siamo a 370.000. Se vendo questa roba che sarebbe il ferro, forse no, non arriverò mai a quello che voglio io in realtà. Mi stanno spammando. Oh, sono altri 1000, perfetto. Bene, direi che devo ancora continuare però. Ah, c'è anche un altro gold qui, tagli. Allora, grazie alla gentile donazione finalmente ci mancano solo 15k. E mi ha dato un po' troppa roba, andate. Però sinceramente grazie mille per questa cosa. Le mettiamo tutti qui dentro, ok. Ci bastano soltanto tipo pochi pezzi di gold. Facciamo 1, 2, 3 stack di gold. Grazie mille per ai ragazzi che ci hanno donato, perché ho
detto, ragazzi, sono 15k in meno, mancavano poco. Allora mi ha detto, vabbè, Ulisse, te li doniamo noi tranquillamente. Quindi grazie mille. E wow, abbiamo tutto il necessario finalmente. Bui tier 5. Bue tier 5, ok. Ragazzi, finalmente ho tier 5, che è una delle cose più belle del mondo. Perché? Perché ci sono finalmente tutto quello che vorrei in un mondo figo. I blocchi di gold, i blocchi di ferro e tutto, tutte queste cose carine, sinceramente. Quindi wow, e soprattutto i lapislazzuli. Adesso posso vendere tutti quei lapislazzuli che mi venivano in mente, ragazzi, che davano problemi. Dovrei anche tipo avere i cosi fighissimi, insomma. Quindi faccio home, potrei vendere migliaia e migliaia di lapislazzuli che ho qui dentro. Tipo, soprattutto con i blocchi, effettivamente, perché anche quelli ho, che tipo un, due e tre blocchi lapislazzoli. Faccio così, faccio così, faccio così. Faccio sell e faccio vedere quanto valgono i lapislazzoli invece. Ok, vediamo un po'. Valgono 69.000, ragazzi. Abbiamo adesso balance. Ok, e sono a balance, ok. Sono a 89.000. Ragazzi, direi che va benissimo così. Il prossimo tier costerà probabilmente 1.000.000, quindi ci metteremo ancora un po' di più. Però adesso che siamo al tier 5 siamo a posto, perché è un buon tier e si give abbastanza facilmente la roba. Cioè, nel senso, si va velocemente gli oggetti, ok? Ci vediamo nel prossimo video, da Ulisse è tutto. Ciao ciao e alla prossima puntata di Mind Combat.